Andrea, partiamo da te, da Metrogramma, che indagini progettuali svolge? Intanto io sono Andrea Boschetti e non sono solo io Metrogramma perché di fatto lo studio adesso è composto anche da dei giovani partner, in particolare donne, molto più brave di noi uomini, che stanno portando avanti una ricerca che bene o male è partita circa la fine del secolo scorso, dire così sembra lontano, però Secolo breve. 98-99. Eh sì. Per cui lo studio è uno studio che si è sempre occupato di ricerca a tutte le scale. Penso che forse siamo ormai rimasti in pochi ad occuparci di scale differenti del progetto, quindi da quella urbana al design e al dettaglio del design. In particolare, Metrogramma come studio si occupa di architettura e progetti urbani, poi io sono anche head of design di The One Atelier, che è questo studio londinese che si occupa in particolare più di interior design e di design, anche in relazione ai brand del lusso, e quindi diciamo è una ricerca a tutto campo. Il progetto del momento, allora qual è che ci racconti No, oggi beh, il ad Andrea? progetto del momento è un progetto sicuramente di urbano. Penso che Milano in questo momento stia vivendo un'evoluzione straordinaria. Naturalmente ci sono, come in ogni evoluzione, in ogni rivoluzione, ci sono anche delle cose non positive che devono essere ancora risolte. Tuttavia, Milano ha cambiato la propria immagine nel mondo in modo radicale negli ultimi 15 Spieghiamo anni. perché dici questo, perché tu hai Ha cambiato firmato. un'immagine, soprattutto perché ha rovesciato un po' come un calzino quella che è sempre stata un po' come dire, l'archetipo d'approccio su Milano, cioè lavorare sui pieni, su questo sistema di grandi edifici a corte, molta valorizzazione del centro e molto poco, come dire, della periferia. Per cui negli ultimi anni si è scoperto, si è capito, i developer stesso hanno capito che conviene investire molto sulla qualità dello spazio pubblico, dello spazio aperto, degli spazi comuni, degli spazi collettivi, e da questo punto di vista si è iniziato un processo. Ci sono naturalmente progetti più o meno condivisibili dal punto di vista, diciamo, della valutazione architettonica, ma che sicuramente hanno contribuito a cambiare la vivibilità almeno di questa città. E si vede anche delle operazioni tattiche che si stanno mettendo in atto. Mio figlio è nato a Milano, ora non vive più a Milano, è tornato a Milano in questi giorni, ha visto Piazza Bacone trasformata e lui Certo. andava a scuola lì e ha detto: "Papà, ma sai che hanno messo questo, questo e questo?" E l'effetto sorpresa, secondo me, è fondamentale. Come quando vai in No. una città per turismo, no? Dici: "C'è di bello questo, questo e questo." E l'effetto, diciamo, sorpresa è stato anche un effetto sorpresa, secondo me, per la celerità dei tempi del cambio di questo brand, nel senso che dalle grandi operazioni di sviluppo immobiliare, penso a City Life, penso anche Beh, a adesso Romana, eccetera, eccetera. Porta Adesso Porta Romana lì, Roma, beh, adesso sicuramente Porta cioè. Romana, però voglio dire, ci sono grandi progetti urbani che hanno trasformato Milano, e poi ci sono, come dire, i piccoli progetti, quelli minuti. Si sta iniziando a capire che la città del futuro, soprattutto Milano, dovrà ridurre in modo straordinario il flusso dei veicoli in città, e quindi questo porta a ripensare e comunque la progettazione degli spazi aperti, alla riduzione delle corsie dedicate alla macchina, alla segregazione macchine pedoni, macchine mobilità dolce, e questo vuol dire, come dire, un enorme campo d'azione. E quindi l'urbanistica tattica, provare a abituare le persone che, voglio dire, si può fare anche in modo differente. Ecco, questa è la ricerca in corso. Penso che uno dei progetti più, come dire, di riferimento e anche, credo e spero nel futuro, più emblematici possa essere la trasformazione di Piazzale Loreto. Un altro giorno dalla stazione mi ha portato il taxista verso lo studio e mi diceva: pensa, mi fa, che questi pazzi scatenati vogliono trasformare la rotonda di Loreto in una piazza quadrata. E io ero silenzioso, ma pensavo dentro di me, ecco, forse questo vuol dire che il progetto è veramente importante. L'idea di restituire 10.000 metri quadrati di, come dire, città sottratta ai cittadini e in qualche modo delle, come dire,
donata solo alla mobilità privata, ecco che credo sia una grande operazione. In più, E quella poi non è una piazza, è una vera e propria cesura, perché se tu la devi attraversare a piedi o in bici fai fatica ci adesso. vogliono 20 minuti per l'attraversamento semaforico e poi, come dire, bisogna essere cinturati per farlo invece in underground. Quindi, insomma, il tema, e poi c'è un tema di sperequazione straordinaria, perché Piazza Loreto rappresenta anche la cesura tra la periferia e il centro, la Certo. qualità di Buenos Aires e la, come dire, sperequazione e degrado che spesso Anche se Monza è conosciamo. stata riqualificata con un po' di verde, con le piste ciclabili, insomma, tutte cose che pian piano. Però io sono convinto che quel nodo sia Monza, emblematico. Viale Monza, intendo. Via Monza, Sì. sì, credo sia emblematico e credo sia emblematico soprattutto per un principio, cioè che si passerà dall'architettura dei manufatti all'architettura, secondo me, chiamiamola così, dei vuoti, dello spazio aperto. L'architettura che non è arredo urbano, ma è una vera e propria, secondo me, dimensione, come dire, sociologica anche degli obiettivi del progetto. Quindi io sono convinto che questo sia un'occasione straordinaria per cambiare questo tipo di passo. Archisurfaces, giochiamo sulle parole ancora in superficie, abbiamo parlato di superficie, di attraversamenti, camminamenti, piste ciclabili, eccetera. Le superfici dell'architettura, quindi i materiali e i percorsi, mi viene da dire, nella tua mente progettuale. Ho citato questo progetto non a caso, perché è un progetto fatto di superfici, è fatto di layer, è fatto di una superficie che è quella del mezzanino, dove scorrono, entrano e escono dalla metropolitana, usciranno ed entreranno i cittadini. C'è un layer che è quello della mobilità, delle strade che vengono Delle due linee, tra riorganizzate, perché l'altro. delle due linee, tre perché c'è un collegamento Certo. anche, quindi. E poi c'è la superficie, diciamo, dove scorre la mobilità, che continuerà a Certo. scorrere, verrà ottimizzata, ma nessuno pensi che venga tolto il traffico, viene riorganizzato e efficientato. E poi c'è la terza superficie, che è quella delle piazze sospese. Ci sono oltre 3.500 metri quadri di piazza sospesa che, sommati alla superficie a raso e a quella del mezzanino, danno veramente 10.000 metri quadrati di superficie. Dentro queste, come dire, cretti si insedierà l'architettura che sarà prevalentemente fatta da mix di servizi. Certo. E quindi anche lì c'è un grande tema, oltre che di ricucitura tra la periferia di Viale Padova a nord e voglio dire, l'asse di Buenos Aires che porta a San Babila, anche l'idea che quel luogo diventa questo grande interscambio, l'abbiamo chiamato Loreto Open Community. Cioè Loreto comunità aperta, proprio col preciso obiettivo di immaginare un luogo che in un qualche modo autopoietico, che di fatto costruirà in questa nuova ricucitura anche una dimensione sociale propria. E quindi il tema dei servizi, cosa si insedierà, che tipo di piccolo commercio si insedierà, che tipo di artigianato, che tipo di associazionismo sarà fondamentale. Ancora una volta l'architettura non è nulla senza, come dire, la relazione vera con chi vivrà questi luoghi. Quindi, quando io dico il cambio di passo tra un'architettura del manufatto e un'architettura dello spazio, parlo soprattutto anche di una dimensione, come dire, più sociale, in cui, Certo. voglio dire, la forma ha importanza, però torna ad avere importanza, come dire, il principio attraverso cui l'architettura è stata pensata. Senti, l'antimonumento, nel senso che Piazzale Loreto, vabbè, storicamente è sempre stato un tema molto difficile anche per la memoria storica di quello che è successo e rappresentato. Poi c'è ovviamente la viabilità, la metropolitana sotto, mezzanini utilizzati in parte, luoghi dove io per esempio suonavo per strada, lì ho suonato spesso. Era anche un luogo dove succedevano delle cose interessanti, non perché suonassi io, ma in generale succedevano delle cose interessanti. Però le piazze così a volte erano anche luoghi di monumenti, che però cristallizzavano la piazza e non la rendevano partecipe, cioè il monumento lo vedi da lontano e poi scorri via e vai. Questo discorso di scostarsi dal monumento e creare dei piani sovrapposti dove la gente cammina, va e percorre, è una tendenza o la domanda può essere, si può anche ancora oggi pensare a un monumento in una situazione del genere? Un monumento vuol dire
ovviamente un landmark, un qualcosa che si veda da lontano e che significhi qualcosa. E beh, Genova, l'esperienza di Genova, lo No, io racconta. credo che appunto il monumento in chiave contemporanea adesso possa essere anche un grande parco. Dentro questa piazza ci sarà una sky forest, cioè l'idea che non è una piazza solo pavimentata. Questi giorni in Triennale, domani inauguriamo con l'architetto Kipar questa, diciamo, germoglio di sky forest, nel senso che abbiamo, il developer ha comprato già i primi 20 alberi che costruiranno la sky forest, li stiamo facendo crescere. Il gesto dell'architetto Kipper di far uscire dal cemento questi alberi, tanto più che il progetto sceglie di andare nel mezzanino per poter piantumare direttamente in terra. Quello che voglio dire è che così come tu hai citato Genova, il ponte di Renzo Piano, secondo me molti l'hanno criticato, ma è un'opera secondo me pulita, molto ordinata, che a mio avviso è un monumento, come dire, di rigenerazione di quella valle. Ma anche il parco che stiamo immaginando insieme a Stefano Boeri e a Petra Blaise sono 65 ettari, oltretutto ci sarà il memoriale che sarà anche quello rigenerato con superfici ed è interessante questa cosa, però voglio dire, può essere esso stesso un monumento. Quello che cambia è l'idea del monumento, chiamiamolo così, come messaggio deduttivo, no? Molto, molto immediato, è un obelisco, quindi ci riporta a che cosa? C'è la Alla statua battaglia, di alla Giulio Cesare, certo. quindi, oppure c'è appunto il monumento, perché poi i monumenti Monumento a io, Franceschi. oltretutto Piazza Loreto, molti magari non lo sanno, ma prima diciamo dell'impiccagione o dell'esposizione impiccagione di Mussolini, naturalmente è stata un luogo di una tragedia quella l'uccisione dei partigiani, quindi c'è già un monumento e la nostra piazza punta anche a riqualificare quell'area. In questo momento ci sono le macchine parcheggiate intorno, nessuno lo riconosce, per Certo. cui come vedi anche un monumento che già esiste fisico, nessuno sa che c'è, perché intorno, come dire, il C'è un inquinamento parterre visivo. non è possibile Certo. riconoscerlo, quindi si capisce bene quanto la scala del monumento, come dire, scavalli quella, diciamo, della fisicità stessa e vada invece in una dimensione che è quella della percezione. L'idea degli Champs-Élysées che in qualche Pensavo all'Arco del modo, Trionfo, ovviamente. Però lì è uno sventramento, è una cosa però la diversa. riqualificazione dello Champs-Élysées, per Sì. esempio, pensata adesso con Annette Hidalgo, secondo me è anche quella, l'hanno chiamato il monumento, diciamo, del verde, perché di fatto quel nuovo corso è, a mio avviso, esattamente questo, cioè un emblema di una monumentalità contemporanea che in qualche modo ricalca questi obiettivi che il nostro tempo si sta un po' mettendo in agenda, perché da lì non si scappa. Siamo alla fine. Una sola resterà. La parola chiave del tuo progetto in questo momento, qual è? Ma inclusione. Grazie.